Ciao fragoline e benvenuti nella mia cucina. Allora, prima di iniziare però mandiamo la sigla e vi spiego che ricetta faremo oggi. Per cui sigla e a tra poco. Allora, mi è praticamente venuta un'idea perché, se vi ricordate, per chi mi segue sul canale, ho fatto praticamente la ricetta di Benedetta Rossi, presa nel suo video, nel suo canale. E allora ho pensato, perché questa volta, dato che avete già letto dal titolo, perché questa volta non prendo qualche ricetta di una donna che seguo da un bel po' e che guardo sempre i suoi video, e in più, ovviamente, per chi non mi segue su Instagram, faccio anche le sue ricette e li metto su Instagram, ma non le ho mai fatti su YouTube. Per cui ho pensato, prendo una ricetta, un video dal canale di ricette e risate in pochi minuti. Per cui, e ho preso una ricetta facilissima, praticamente, che ci vuole poco da fare, che il titolo l'avete già, diciamo, letto. Però facciamo polpette di patate con zucchina e prosciutto cotto. Allora, dato che questa ricetta era semplicissima e fa caldo, ovviamente, allora ho deciso di fare queste polpette. Dato che ho anche fatto molte sue ricette, ho deciso di fare questo video dedicato al suo canale, dedicato ai suoi video, alle sue ricette, che vi giuro sono spettacolari. Però questa ricetta non l'ho ancora fatta e volevo provare insieme a voi. Allora, vi lascio giù il link del suo canale, per cui andatelo a vedere. E mi raccomando, provate le sue ricette. Detto questo, prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina, seguirmi su Instagram, che lì vedete sempre anche le ricette, lasciarmi un like se vi piace questa tipologia e se mi consigliate altri canali o ricette da fare su, prendendo spunto, diciamo, su altri canali. Scrivetemelo qua sotto. E detto questo, vi mostro gli ingredienti, perché sennò sto video dura un po' troppo. Allora, dopo che sono cotte, li schiacciamo. Allora, in teoria lei, se non sbaglio, le sue patate erano fredde, però non credo che cambia, diciamo, qualcosa, perché sinceramente è tardi, ormai sono le 8:30 e io non mangio più, se perché questa sarà la mia cena. Schiacciamo tutte le patate e poi ci mettiamo dentro la zucchina tagliata con l'uovo. Tagliamo la zucchina, ovviamente l'ho lavata, perché ho lavato anche le patate, per cui, e dobbiamo praticamente tagliarla così, come ha fatto lei, in strisce piccolissime. Allora, da vedere le patate sembrano un po' tante, perché ho preso anche una, quella molto più grossa, però vabbè. Tagliamo tutta la zucchina. Adesso mettiamo il sale, ne mettiamo due, non si sa mai, e un po' di pepe, non tanto, perché sinceramente a me non mi piace, per cui non tanto. Poi ne metto 3 kg. Poi dopo mettiamo l'uovo.
Come sempre mi sono dimenticata che prima andava il parmigiano, ma vabbè, tanto credo che alla fine mischiamo tutto, che è meglio. Cioè, l'avevo mischiato prima. Scusate, ma sto talmente fame che ho... sto morendo anche di caldo e calcolate che questo video lo sto registrando in agosto, ci sono almeno 25 gradi e ovviamente voi lo vedete verso settembre, per cui poi mettiamo ancora praticamente tutto. Io ho fatto una ciotola piccolina perché boh, credo che era 100 grammi più o meno. Poi mettiamo il prosciuttino tutto tutto tutto, anche se vorrei mangiarmelo tutto dalla fame che ho. Passiamo, che è meglio. Poi mischiamo bene, tutto bene, mischiamo bene. Ok, credo che va bene. Semmai mettiamo ancora un po' di sale perché non si sa mai se poi non è salata. Prendiamo la teglia, mettiamo sulla carta da forno, sì, è piccolina però spero che basta perché le altre ovviamente sono sporche. Mettiamo sull'olio. Allora, era un goccio d'olio, ma fate finta che è piccolo. Poi prendiamo il pan grattato e facciamo praticamente le polpette. E le mettiamo sulla teglia, per cui prendiamo un po' di impasto, facciamo così. E le mettiamo nel pan grattato. Praticamente così. Dopo aver fatto tutte le polpette, mettiamo sull'olio così vengono belle croccanti. Adesso mettiamo in forno per 20 minuti a 180 gradi, per cui adesso la mettiamo in forno e aspettiamo 20 minuti. Ho fatto queste, ma calcolate che ho ancora tanto impasto, per cui questo lo faccio domani, perché direi che questi bastano per me, perché sono da sola e secondo me è anche troppo, ma tanto fino a domani posso mangiare, per cui ho voglia 2 giorni di polpette, tanto queste qui sono leggere, per cui adesso le mettiamo in forno e ci vediamo dopo. Ok, sono le 9:30, ovviamente la luce non c'è, fa un po' cagare. Comunque, sono pronti, sono venuti, papà, non sono male comunque, sono buoni da vederli così. Adesso li assaggiamo in diretta, non so se riuscite a vederli. Non ho preso il cavalletto perché ho detto tanto è inutile. Per cui, prima che mi cade il piatto, sono fatti così 20 minuti. Anche perché ormai le patate erano cotte, per cui devono solo cuocere
il prosciutto e la zucchina. No, vabbè, senza parole. Ma che bontà, ma che bontà, ma cos'è sta robina qua? No, davvero, a parte gli scherzi, vi assicuro che sono buonissime. Si sente il prosciutto, la zucchina poco, perché forse l'ho messa poca, boh. Secondo me sì. No. Io adesso me le mangio tutte. Io ne lascio tre al mio fidanzato se li vuole. Ma non credo, perché ho messo il parmigiano e dato che lui non può mangiare il parmigiano, ovviamente mi toccherà mangiarle tutte a me. Comunque, chi se ne frega, tanto sono buoni. E anche leggeri. Buonissimi. Allora, dato che io ho fame e li devo finire, chiudo qua il video. Intanto me le pappo da sola. E niente, spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Mi raccomando, andate a vedere il suo video e il canale, perché merita veramente. E poi è bravissima, e con semplicità, facilità, lei le ricette ve le fa, che è una cosa, cioè io non riesco a smettere. Comunque, andate a vedere e niente, fatemi sapere quale altre ricette volete sotto nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video, perché praticamente il mio cellulare è strapieno e non posso più registrare. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video e mi raccomando, iscrivetevi al mio canale e mi raccomando, vi aspetto su Instagram. Ciao e al prossimo video!